Mio nonno già nel 1946, c'è una rivoluzione all'interno del teatro tradizionale di marionette che si rivolgeva agli adulti con un repertorio storico, musicale. Ecco, mio nonno invece decise che il repertorio avrebbe dovuto essere indirizzato ai bambini attraverso un repertorio assolutamente nuovo. Andiamo a fare un po' di Pilates. Sì, mamma. E lasciamo Cenerentola a riflettere. Quindi rivolto ai bambini attraverso una rivoluzione anche estetica della marionetta. Quindi le nostre marionette sono delle marionette molto diverse le une dalle altre all'interno dei singoli spettacoli, marionette anche moderne con materiali innovativi. E poi la grande rivoluzione, quella di mettere gli attori in carne e ossa al fianco delle marionette. Ancora qui siete? Ho detto di andare a prepararvi! Su, presto! Lo scontro culturale avvenne proprio con Pinocchio. Testo meraviglioso, testo che mio nonno volle fortemente mettere in scena proprio nel 1946 e che noi consideriamo il nostro spettacolo mito, un po' il nostro manifesto culturale. All'inizio mi sentivo più che la marionetta fosse mangiafuoco e avevo questa sorta di timore reverenziale. Perché poi sono molto diverse, cambiano i materiali, quindi la risposta o il peso, il personaggio naturalmente. Una caratteristica del nostro lavoro è che per ogni spettacolo ci sono delle marionette originali. Voi qui vedete le marionette di Cenerentola, che sono a mio avviso meravigliose, sono state costruite da mia zia Cosetta. Sono diversi piani, diciamo. Uno, come attori, interagire con le marionette al posto dell'attore, quindi parlare, ovviamente la prima cosa che succede all'attore è parlare con il marionettista invece che con la marionetta, che invece ovviamente, ma anche come attore mentre muove la marionetta è importante che, diciamo, tu fai parlare la marionetta e non parli ovviamente tu. Anche se può sembrare un po' anacronistico, secondo me il percorso del marionettista andrebbe fatto all'interno di una compagnia. Da noi per esempio si sono formati molti marionettisti. Il modo della marionetta è quello, lavorare con un altro corpo, quindi da attore che è abituato a lavorare col suo stesso corpo, invece, diciamo, in parte deve darlo alla marionetta, perché poi comunque la voce è tua e anche la tua posizione sul palco rispetto alla marionetta è importante mentre stai muovendo la marionetta. Pensare al marionettista con la marionetta come un tutt'uno, cosa che per esempio il pubblico dei bambini fa senza nessun problema, cioè ti inquadra subito come personaggio. Allora, manovrare una marionetta è molto difficile, nel senso che muovere una marionetta è qualcosa di veramente molto impegnativo a livello psicologico e soprattutto la marionetta è un oggetto teatrale che ha vita propria. Sostanzialmente abbiamo perso due teatri nel giro di una decina d'anni. Siamo stati sfrattati dal Teatro Storico delle Marionette di Via degli Olivetani nel 2003 e poi è stato chiuso il Teatro della XIV nel 2013. Quando ci siamo trovati con, diciamo, nelle difficoltà, il mio tormento era: un teatro che ha camminato fino adesso non deve fermarsi. Ma Scarrozzo, ma